Scusa, vergognati. Tu e chi non ti sta richiamando. Cortesia, signore consigliere. Tu e chi non ti sta richiamando, vergognati. Sto richiamando un po' tutti, dai. No, si richiami lui. Perché mi hai chiamato una volta. No, ma lo richiami per un insulto razziale. No. Lo richiami e mi chiami, faccio dire scusa per effetto, per questione personale. Io prendo le sue scuse. Sì, ma sì. Prendo le sue scuse. Lascio là. Ho sentito cosa ha detto il frato. Consigliere Viscosi, per cortesia. Per cortesia, venga qua. Dai. Ma non è accettabile, dai. In questo contesto non sono accettabili questo tipo di dichiarazioni. Non ho sentito. E non ho sentito allora la registrazione. Ha fatto un trattamento razzista nei confronti del consigliere proveniente dal sud Italia. E io che sono che vengo dal sud, lei non l'ha sentita. Io ho sentito benissimo. Le registrazioni? Non prendo lezioni di democrazia da uno che viene da Brindisi. Queste sono state le dichiarazioni. Credo che sia una dichiarazione razzista. Affermate di votare a segreto perché qua dentro qualcuno vota in maniera non democratica. Questa non è la dichiarazione? Questa non è la dichiarazione? Se entra questa con la sua dichiarazione razzista, lei può contestare la dichiarazione politica. La dichiarazione politica, ma qui si sta parlando di razzismo come che chi viene dal sud, da Brindisi, una fattispecie, non è degno di essere democratico. Mi pare che sia esagerato, signor sindaco, ha ragione il consigliere. Volevo dire a uno che non conosce la storia di Torpezzo. No, c'è in storia di Torpezzo. Invito il presidente del consiglio comunale a richiamare il consigliere del Prato che chieda scusa. Consigliere del Prato, io non ho sentito, giuro, non ho sentito quello che ha detto. Sono le testuali parole che gli ho detto. Il consigliere del Prato, può smentire se è vero, penso, chieda scusa. Ha chiesto il consiglio.
Bianchi no, voto sì, a questo punto non è ragione respinto. Signor Segretario, passiamo al punto 1, l'ordine del giorno, approvazione del parere.